Beh, che dire, popolo di Striscia. Non so, voglio provare a portare un videozzo su Sandstorm. Probabilmente, spero di sottofondo non sentiate il ventilatore. O io che mi... Ah, abbevero. E niente, una vita per trovare la partita. Ok, boh, buono. Tutti i Fragger. Il Tavor è una bomba. Ciao, comunque. Salve, amici cooperiani. Bentornati in questo nuovissimo video. Niente, proviamo, vediamo se mi ricordo i tasti. Ok. Allora, intanto sentite il pat pat perché sono io che mi sistemo il microfono. È un po', volevo provare a portare qualche videozzo su Insurgency Sandstorm. Che modalità è questa? Ah, è push questa. Quindi noi ora dobbiamo teoricamente attaccare. Sì, dobbiamo attaccare. Ora loro devono difendere. Quindi dobbiamo provare a conquistarglieli tutti. Quest'arma è una bomba perché a parte essere un 7,62 in singolo, insomma, fa un sacco male poi in singolo, quindi. Ok, non ce l'avevo in singolo. Ok. Dov'è? Dov'è? Ecco, non c'è più. Ok, questo l'ho smirato malissimo. Saranno... Abbiamo video molto... alla mano, se così si può dire. E quindi... Ah, sconfitta, ottimo. Primo round, non si sa. Secondo vinto per loro. Ah no, ecco, è vero, dobbiamo... Ah, ma mi ha trovato cattura la bandiera, ok. 12 minuti prima se cercavo solo quella. Il dominio, infatti, ha pure la bandiera. Ritardato sono. E niente, poi ho dovuto cambiare scheda video, dalla 1080 Ti sono passato alla 2080 Ti. E non so come sarà tipo la qualità del video, perché è sempre registrato con la scheda video, però con il nuovo NVENC. Quello che teoricamente dovrebbe essere ottimizzato bene per le RTX. Quindi vediamo un pochettino, è la prima prova che faccio, insomma. Comunque diciamo saranno video molto alla buona, nel senso io gioco, vediamo un po' come esce, se mi soddisfa come video lo carico, sempre se me ne ricordo che avevo un video da caricare. C'è un cecchino da qualche parte. Dominio la preferisco come modalità non tanto perché è dominio. E devi pensare soltanto al conquistare le bandiere, eccetera. Ma semplicemente perché posso usare tutte le armi. Oh Madonna. Ho spawnato dove sono morto e mi manca la testa. Yes, that's me. Ok, that's me. Ok, that's my corpo.
Porca puttana. È stato bellissimo. Porca merda. We are losing C. Sì. Ullala. Ciao amici. Poi niente, lo voglio portare giusto perché... Ora, urca merda, non so quanto ve ne possa fregare. Diciamo solo, però comunque, diciamo è uno dei classici giochi che vi guardate volentieri sul mio canale. E quindi anch'io, diciamo, comunque ci gioco volentieri, visto che non ho mai portato video perché non mi andava... Quindi boh, mi andava di giocare qua. L'ho smirato malissimo. Mi andava di giocare a questo. Portarci video. Già ci portavo qualcosa. Non è nulla. Ora, diciamo, vi ho messo quel posto che sto lavorando a un video. Porca. Sto lavorando anche, diciamo, un po' mentalmente per organizzarlo, perché devo riuscire a capire bene i tempi di quando farlo uscire, ecco. Perché è qualcosa che voglio far uscire. Madonna, con quale entrata in scena lui. E dicevo, è un video con l'idea di farlo uscire non troppo lontano dalla release del gioco. Il gioco uscirà all'incirca non prima di fine luglio, così hanno detto. Comunque anche nel Discord dei partner si sono un po' incazzati sul fatto che la gente chiedeva, si lamentava del fatto che... Oh scusa amico mio. Sorry mamma. Sul fatto che non possono velocizzare il tempo, anche perché non è colpa loro, come hanno già detto, ed è colpa di un terze parti. No, non è morto. E nulla. No, no. Ah, quello è un compagno. Porto mare in pillar. Poi penso che quando uscirà Dead Matter, comunque, se organizzo bene l'idea del tipo di video di Dead Matter da far uscire, usciranno video a manetta. Ok, già, più che altro usciranno video a manetta se l'NDA non è valido per i partner. Allora lì sì, perché ci sarà un NDA. L'NDA è quella cosa che non permette di far uscire video, stream, insomma, di mostrare il gioco a un pubblico. Quindi anche foto, qualsiasi altra roba del genere che mostra il gioco, qualsiasi cosa sia. Se no vieni bannato e non ci puoi più giocare. E quindi speriamo sia così, perché
potrebbe esserci un bel progetto che non voglio dire perché non voglio metterlo sulla bocca di nessuno. Perché è una cosa che appunto potrebbe andare in vigore dal momento in cui l'NDA non c'è. Sicuramente la cosa migliore è che l'NDA non ci fosse esclusivamente per i partner. E l'idea di questo progetto appunto se succede ciò. Arca bottana. Non è la rovina, eh. Ok, stanno prendendo. Urca balurca. Ok, abbiamo C, abbiamo A, ci mancherebbe B. Vabbè, merda, vaffanculo. Con quell'MP7 non mi sarei mai aspettata che avesse ripiccato in quel modo. Orco boia. Madonna, anch'io ho fatto un'entrata con stile, eh. The merdi. Ah, non ha sparato. Maremma pelaha. Stanno prendendo A e C, amici. No, ti hanno preso C, amici. Andiamo a prendere qualcosa. Siamo ancora in vantaggio. Oh merda, da dove sono spawnato io arriva gente. Sì, lo catturano, ma gli vado dietro. No, riga. Ah. Stavo facendo la big action di cattura difesa. Ah, però li abbiamo tutti e tre. Buono. Partita molto combattuta. Siete arrivati fino a questo punto, vi do un consiglio sul gioco. Se magari non avete mai giocato in Insurgency e volete prendere questo, il mio consiglio è quello. Cioè, il mio consiglio, vi dico che è un gioco dove fa tanto la map no Elge, quindi la conoscenza della mappa è il 90% del gioco praticamente, il 10%, poi tra il 10, insomma, in questo 10% c'è 5 di giocare per l'obiettivo e poi c'è quello per la mira, ecco. Perché quando sai il map no Elge, ovviamente sai dove può stare la gente, da dove potrebbe guardare, da dove sta arrivando, quindi sai tutto. Sai ogni piccolo posticino, robe del genere. E niente. Inizialmente può essere frustrante perché non riuscite a giocare proprio per il fatto che magari c'è già chi conosce la mappa. E quindi sì. Inizialmente può essere frustrante, poi quando avete iniziato a capire come funzionano le mappe, eccetera, diventerà tutto molto più bellino e divertente.
Quindi niente, io sono arrivato alla fine, vediamo un po', ditemi un po' voi se vi piacciono e niente. Ditemelo nei commenti, commentate, fatemelo sapere, che ogni volta nessuno mi fa sapere niente. Nulla, e ci si vede nel Quando prossimo siamo video. nel Grazie discorso mille della per nostra essere stessa passati. solitudine, Scusate se non quando le ho fatto video intuisci per cosa diverso tempo, ma succede tra mentalmente, stanchezza e lavoro che sai adesso è diventato sempre cos'è così, un po' più quando stressante rispetto a prima, ho non poca voglia vedi e sons of video senza rage voglia non li fa glowing uscire. blue in Quindi niente, signori, ci si vede alla prossima. hundreds of light years Mua. away. Ciao ciao. Thank you.